Domani l'8 marzo è la giornata della festa della donna e sono tante le donne di successo anche nel rapporto con la scienza. È il caso di Elisabetta Baracchini che cerca la materia oscura e dimostra con il suo esempio che non esistono sfide impossibili. Sentiamo Micaela Barilari. Mi occupo della materia oscura, in particolare della ricerca sperimentale della materia oscura. Allora, noi sappiamo al giorno d'oggi che il nostro universo è costituito per la maggior parte da un tipo di materia che non ha niente a che vedere con quella che conosciamo tutti i giorni e quindi la sfida è capire cos'è. Un'esplorazione dell'universo che Elisabetta Baracchini porta avanti con i suoi collaboratori al Gran Sasso Science Institute e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Aquila. E a ogni risultato ottenuto grazie ai rivelatori da lei progettati, l'entusiasmo è quello che l'ha fatta avvicinare alla scienza. Costruire cose nuove, accenderle e vedere le particelle, un segnale di una particella attraverso esse. Io adesso ancora, come facevo allora, quando sono in laboratorio e questa cosa succede, io salto e batto le mani come se avessi 5 anni. Un percorso fatto di determinazione. Ci sono state tante sconfitte, ci sono stati tanti calci nei denti anche, diciamo, nella mia vita e sicuramente forse il filo conduttore e anche la motivazione del, diciamo, piccolo successo che ho raggiunto adesso non è tanto, secondo me, la mia bravura, ma la mia testardaggine. E di sfide in un mondo in cui le poche donne devono faticare per far accettare una passione, a volte incompresa. A volte le cose che io dicevo, per cui io credevo e che avevano una validità e una base scientifica, venivano semplicemente messe da parte perché lei oggi è nervosa perché è donna. E la sua vittoria, che le ha valso importanti finanziamenti europei, è un incoraggiamento per quelle ragazze, ancora troppo poche, che vogliono studiare l'universo. Il problema della mancanza di iscrizioni nelle facoltà scientifiche e poi anche di raggiungere posizioni di potere viene dalla percezione che noi donne stesse in primis abbiamo di noi, che la nostra capacità di avere successo, di emergere in un mondo anche principalmente maschile e quindi dobbiamo, secondo me, lavorare veramente dai primi anni di educazione per far capire a tutti, uomini e donne di nuovo, che ognuno di noi può essere quello che vuole, basta impegnarsi.